in questo giorno del Signore, prendiamo in mente Dio nostro Padre, perché attraverso quest'acqua benedetta, con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo, il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo sito che ci è stato dato in dono. Thank you.
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Molti segni e prodigi avvenivano nel popolo per opera degli Apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più, però, venivano aggiunti i credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli sulle lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Parola di Dio. E diamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore, il Signore Dio e ti ci illumina. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Appena lo vidi cadde ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il nuovo
Fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro,
ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si presenti colui che vuole essere ammesso tra i chierichetti della parrocchia San Gabino Martire in Bacali, Gabriele Rubato. Oggi è la festa di Gesù Misericordioso, la Domenica in Albis. Come abbiamo sentito, rivitiamo ciascuno di noi quella convocazione straordinaria 8 giorni dopo la Pasqua. Nella pagina del Vangelo, nella quale vengono raccontate 2 apparizioni, quella del giorno di Pasqua e quella dell'ottava. Nella prima apparizione Tommaso non era presente, nella seconda è presente anche Tommaso. Gesù, appena risorto, come ho avuto modo di dirvi nella domenica di Pasqua, è andato dalla Madonna, perché era l'unico che non ha mai perso la fede nella risurrezione, ed era l'unica che si meritava per prima di incontrare Gesù risorto. La Madonna non va al sepolcro, la Madonna aspetta che Gesù risorga. E gli apostoli? E gli apostoli non credono, ma hanno paura, hanno vergogna. Hanno vergogna del loro comportamento, hanno tradito Gesù, lo hanno lasciato solo nel momento del bisogno e quindi non sanno che Gesù è risorto, ma fanno i conti con la propria coscienza che li rimprovera del loro tradimento. E allora sono rinchiusi nel cenacolo. Perché? Perché lì ricordano le ore più belle. Ricordano quell'ultima cena dove Gesù li ha fatti sacerdoti, però vivono lì dentro non con la gioia del sacerdozio, ma vivono lì dentro con l'oppressione del peccato. Del peccato che è tradimento, che è abbandono. Gesù, appena apparso a Maria, la sera, dopo alcune apparizioni, va nel cenacolo. Va nel cenacolo che era chiuso, che era a porte chiuse. E Gesù, nonostante le porte chiuse, riesce ad entrare. Questo è segno innanzitutto del fatto che Gesù è risorto. E grazie a Dio per il fatto che Gesù è risorto, non è più vincolato dallo spazio. Il Signore può andare più che mai dove vuole, come vuole, perché vuole, perché attraversa i muri, le porte. Ed è importante ed è necessario questo, perché c'è una stanza chiusa, che è quella del nostro cuore, che Gesù deve attraversare, ed è più difficile molte volte attraversarla anche di muri molto, molto spessi. Il suo cuore invece Gesù l'ho lasciato aperto per sempre. L'ho fatto trafiggere dal soldato Longino e da quel cuore sono statuiti sangue e acqua che ben vengono rappresentati nel quadro della Divina Misericordia che campeggia il nostro per l'altare, e per sempre quel cuore aperto. E quel Signore ci faccia la grazia anche di aprire il nostro alla sua misericordia. Ritorniamo a pensare a questi apostoli, come sono messi. Sono messi male, hanno paura, sono sofferenti, sono tristi per quello che hanno fatto. Gesù entra nel cenacolo e che cosa dice? Pace a voi. Non una parola di biasimo, non una parola niente. Pace a voi. Perché? È l'immagine
plastica del fatto che senza Gesù pace non c'è. Senza la sua presenza c'è solo quella cappa di angoscia, di paura, di risentimento, di peccato. Ma Gesù è risorto. Ormai la morte è vinta, mors et vita duello, abbiamo cantato nella sequenza. E Gesù risorge per portarci la pace, quella pace di cui non saremmo capaci di costruirci se non per grazia di Dio. Appena donata la pace, immaginatevi il cuore degli apostoli come erano tutti quanti in fibrillazione, perché Gesù non li ha rimproverati, ma anzi li ha consolati. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Avrà sbagliato il Vangelo o sbagliamo noi con i nostri modi di pensare? Perché oggi ordinariamente il sacramento della confessione non esiste più. No, io mi confesso con Dio direttamente. Questo è il sentire comune. Ma il Vangelo ci dice un'altra cosa. Il Vangelo ci dice che Gesù, coloro che ha costituito apostoli, coloro che lo hanno tradito, coloro che lo hanno abbandonato, a loro, in tutta l'interezza della loro persona, ha riposto il dono. Ha riposto la misericordia. E allora, per capire quanto siamo messi bene spiritualmente, la cartina torna solo è questa: quanto mi confesso. Se mi confesso poco, sono messo male. Se mi confesso molto, sono messo un po' meno male. Perché bene siamo mai messi. Tommaso non era presente. Tommaso non era presente e non crede. E noi cosa avremmo fatto? Avremmo creduto, non avremmo creduto. Non condanniamo Tommaso, perché noi non eravamo in quella situazione. Crediamo una cosa, perché Tommaso non crede nel cenacolo, San Pietro non crede alla Maddalena che dice per i soldi, quindi sono tutti quanti in buona compagnia gli apostoli. Prendiamo invece Tommaso, quegli 8 giorni dopo. Poi 8 giorni dopo Gesù appare e c'è anche Tommaso. Immaginate il cuore di Tommaso, che picco di pressione ha avuto quando Gesù è apparso. Perché? E adesso cosa mi fa? Perché Tommaso l'ha visto anche Gesù, anche arrabbiato, non raramente. Di nuovo, pace a voi. E pure voi c'era anche Tommaso. E Gesù lo invita a toccare i segni della passione. Perché attenzione, Gesù è risorto, ma tutto quello che ha passato, e questo serve per noi che nella nostra vita vogliamo costruire una vita bypassando la sofferenza, non esiste. Non esiste e Dio non vuole. La sofferenza va attraversata sino alla fine, perché dalla sofferenza e dalla croce si risorge. Come e quando Dio ci farà risorgere? Fino a quando Dio non ci fa risorgere, soffriamo. E Gesù sì che è risorto, ma tutte le piaghe gloriose, ma nelle quali si possono infilare le dita, sia nei piedi che nello stato, nelle mani, nel capo di spine, nella spalla. Gesù è risorto, glorioso ma con consigli. Vieni Tommaso, tendi la tua mano, tendi e mettila nel mio fianco. Non essere incredulo ma e Tommaso risponde con quella bella preghiera che deve diventare la nostra. Cari bambini, questa preghiera deve diventare quella che noi facciamo ogni volta che entriamo in chiesa, ogni volta che noi andiamo, prima di andare a ricevere la comunione, prima di rispondere l'amen al fatto che è il corpo di Cristo dentro il nostro cuore, diciamola quella preghiera: mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio. Perché attenzione, Gesù è questo. Molte volte noi questo Gesù lo trattiamo a conto nostro. No, ricordiamocelo sempre che Gesù è Signore e Dio. Oggi
tutto quanto quello che vi ho detto è un modo diverso per dire la misericordia di Dio. La misericordia di Dio che a noi miseri porta la pace, noi che non ce l'abbiamo. La misericordia di Dio che a noi peccatori porta il perdono. La misericordia di Dio che a noi tribolati porta la consolazione. E questa misericordia di Dio non è un attributo, non è un aggettivo, è una persona. E questa persona che incarna la misericordia di Dio, chi è? Chi è questa persona, ragazzi? Chi c'è al centro dell'altare? Gesù. È Gesù che incarna la misericordia di Dio. Quindi non è un aggettivo, è proprio una persona che è il nostro Dio e il nostro Signore. E questo Gesù nel tempo è voluto apparire a varie persone alle quali ha detto: beh, sveglia un po' questa gente, questi uomini che sono nel mio mondo e si dimenticano che è il mio mondo, si dimenticano di me, si dimenticano di chiedermi perdono. Tutto quanto ha inizio in una terra poco conosciuta a quel tempo, la Polonia negli anni 20 era l'Africa per noi, per adesso non era niente di... Gesù appare una grande, una piccola, grande santa, Santa Faustina Kowalska. E a Santa Faustina dice: annuncia che io voglio una festa. Ecco Gesù che si alza la mattina e paradiso e vuole una festa. E noi dobbiamo fare, perché noi dobbiamo esistere per fare la festa a Gesù. Questa e tutte quante le altre, la domenica Gesù vuole che noi andiamo a messa e dobbiamo andarci. Solo che le richieste di Gesù sono sempre complesse. Quindi Santa Faustina va dal suo confessore, gli spiega questa cosa e il confessore dice: sì, vabbè, questa è cosa per te, tieni la tua anima tranquilla, non preoccuparti. E Gesù non è d'accordo, spiega che è per tutti, non è per te. La misericordia è per tutti. E allora Gesù vuole questa festa che raggiunga tutti gli angoli del mondo. E allora all'inizio suscita Santa Faustina, che è la sua segretaria, che deve annunciare al mondo questa misericordia. E poi la provvidenza fa sì che per completare questo disegno un polacco diventasse papa. Perché la Chiesa cattolica serve il Papa per fare sempre le cose in grande. E quindi la Divina Provvidenza ha fatto eleggere Giovanni Paolo II. Infatti noi nel nostro altare lo abbiamo. Abbiamo Gesù misericordioso al centro, Santa Faustina e San Giovanni Paolo II, che nel grande giubileo del 2000 universalmente canonizza Santa Faustina Kowalska dicendo, concretamente canonizzandola: ha ragione chi ha problemi con questa devozione, si risolva, perché ha torto. Santa Faustina ha ragione e la devozione a Gesù misericordioso diffusa in tutto il mondo. E la devozione a Gesù misericordioso ha due grossi pilastri, due grossi, sono tanti, ma due grossi: la coroncina alla Divina Misericordia, da recitare possibilmente ogni giorno alle tre. Perché? Perché è l'ora in cui Gesù è morto ed è l'ora in cui la misericordia di Dio scende sul mondo e noi dobbiamo invocarla, dobbiamo chiederla, dobbiamo supplicarla, perché Gesù è disposto a perdonarci tutto. Una sola cosa Gesù non ci può perdonare: quello di cui noi non chiediamo perdono e non ci vediamo. Tutto il resto lo perdona. Ecco perché oggi è la festa dei rubinetti aperti. Oggi si può ottenere tutto. Monsignor De Magistris, che nel 2000, Cardinale De Magistris, che nel 2000 era a Roma e firma il decreto di Giovanni Paolo II, dice: oggi è la festa del secondo battesimo. Perché oggi? Chi confessato, due giorni prima, due giorni dopo, chi partecipa alla messa, chi fa la coroncina,
Chi prega secondo le intenzioni del Papa, un Pater, Ave e Credo, e chi riceve la Santa Comunione, oggi diventa nuovo di zecca come il giorno del battesimo. Perché gli viene perdonato tutto, gli vengono perdonati peccati, pene e colpe. E perché questa cosa? Perché Gesù ha deciso così. Gesù ha voluto donare a ciascuno di noi questa festa per rimetterci in grazia di Dio. Noi che siamo ordinariamente disgraziati, nel senso pieno del termine, fuori dalla grazia del Signore. E allora, da piccoli, siamo tanti anni che celebriamo la festa della misericordia in questa parrocchia, ma da piccoli e da grandi, non facciamoci sfuggire questa occasione, perché Gesù ci dà l'occasione di farci salvi, ci dà l'occasione, come il soldato Longino, di essere bagnati da quel torrente di acqua e di sangue. Non sprechiamola, stiamo vicino a Gesù. Gesù ha promesso grandi grazie per chiunque festeggiasse questa grande festa, ma la grazia più importante è una, vogliamo chiederne una di grazia, di non andare mai all'inferno. E Gesù ha promesso che chiunque sarà del voto della divina misericordia non si perderà, magari ne passerà di tutti i colori, perderà tutti quanti i colpi di questo mondo, tutte le calunnie di questo mondo, non importa, l'importante è salire in cielo. Allora ce lo conceda questo Gesù, intercedente Santa Faustina e San Giovanni Paolo II. E Maria Santissima, che è madre della misericordia, ci insegni a chiedere misericordia a Gesù e a darla. E noi dobbiamo darla la misericordia a tutti quelli che ci calpestano, che ci umiliano, che ci affliggono, che ci distruggono, a tutti, perché Gesù ha voluto regalare il dono da ricevere con il dono da dare. Allora continuiamo la nostra Santa Messa, rimanete seduti perché adesso vestiamo solennemente il nostro Gabriele e poi continueremo con la professione di fede. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Grazie.
Alla Terra Santa, ma io prima di Santo ne sono invitato, allora le offerte che raccoglieremo oggi saranno destinate ai cristiani di Terra Santa. Sono le persone più perseguitate, perché sono odiati dagli ebrei, sono odiati dai musulmani e sono comparate da una parte all'altra. Allora questo gesto di carità che noi possiamo fare aiuterà i nostri fratelli nella fede che vivono una situazione veramente difficile. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il tuo cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di cui nel battesimo si sente risorto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
sacrificio, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. Thank you.
passato per voi e per me, in versione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chiesa in mezzo al mondo.
Dio di potente la porta del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto, continua a operare la nostra vita per Cristo nostro Signore. Amen. Al termine della Santa Messa recitiamo tutti assieme in atto di consacrazione del mondo alla Divina Misericordia. Dopo la benedizione finale, lo desidera, può accostarsi all'altare come per la Santa Comunione, per il bacio alla reliquia di Santa Faustina. Baciare la reliquia, in questo caso un pezzo di vestito, è come accarezzare la persona che ormai in gloria di Dio non è più presente, ma è chiedergli una richiesta di intercessione. Quanti vogliamo? Poi invece i bambini, entrate ordinatamente in sagrestia, dopo che baciate la reliquia, prendete una caramella e tanta. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il suo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, che abbiamo oggi il destino del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfigge ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e divino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, della dolorosa passione e della risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Sangue e acqua, scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, come Dio in te. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio di potente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vediamo.